Oggi ci troviamo all'aperto perché finalmente ha smesso di piovere dopo una settimana e parliamo delle 5 regole d'oro per prendere un locale, un ristorante e ottenere buoni risultati. Regola numero 1: se non sai fare qualcosa, delega chi sa farlo meglio di te, possibilmente che sia nato sul posto, in modo da poterti creare un indotto di clienti. Regola numero 2: non cambiare quello che funziona bene. Ci sono dei locali che con le colazioni fatturano già 300-400 euro prima delle 11. È fondamentale non cambiare quello che funziona bene. Regola numero 3. Stabilisci il tuo core business in funzione della tua esperienza. Se hai esperienza di locali diurni, cerca di impostare anche qui la stessa attività e non viceversa. Chi sa vendere alcolici deve dedicarsi alle attività notturne. Questa è la cosa migliore. Regola numero 4. Decidi dove prendere il locale in funzione del tuo core business e non viceversa. Regola numero 5. Cerca nella fase preliminare, cioè quando tu stai raccogliendo informazioni, un agente immobiliare di fiducia. Passa il tuo tempo parlando con lui. Questa è la cosa più importante di tutte. È l'investimento in tempo principale che devi fare, trovare la persona di fiducia sul posto, partendo dall'idea che i consigli sono gratis, ma le consulenze si pagano. Quindi parti dall'idea di pagare un professionista che conosce il mercato, che conosce le leggi, che conosce il territorio, per aiutarti in una scelta che da solo, per le barriere linguistiche e per la conoscenza delle leggi, per te sarebbe impossibile fare. Se pensi che un professionista ti costi troppo, è perché non conosci ancora quanto ti costerà il lavoro di un incompetente. E qui purtroppo ce ne sono parecchi. Detto questo, io spero di avervi detto delle cose interessanti, spero che vi iscriverete al mio canale YouTube, vi invito a iscrivervi al mio gruppo che si chiama su Facebook Vivere a Malaga, italiani in Andalusia. Ne approfitto per farvi vedere questa bellissima piazza di Torremolinos che si chiama Piazza Costa del Sol. È una piazza che è stata edificata quest'anno, hanno finito la pedonalizzazione a febbraio 2019 con un investimento di 40 milioni di euro. Ciao a tutti e buona giornata.